Nella giornata mondiale del clima a Pistoia sono scesi in piazza gli ambientalisti con un sit-in davanti alla sede della provincia in piazza San Leone. A protestare varie associazioni, Alleanza Beni Comuni, l'ISDE, vari comitati del territorio, fra cui il Biodistretto del Montalbano, l'associazione Acqua Bene Comune e gli studenti di Città in Cammino. Abbiamo voluto dare concretezza, diciamo, a questa giornata facendo questo sit-in davanti alla provincia che ha approvato una delibera in cui si prevede l'allargamento delle aree vocate al vivaismo e per questo motivo oggi appunto siamo qui a protestare perché anche, diciamo, questo allargamento delle aree contribuisce al peggioramento del clima, questi cambiamenti climatici che sono fatti da tante piccole cose, non ci sono solo i fossili, ci sono i pesticidi, ci sono le distruzioni delle foreste. Siamo tutti universitari e ci siamo presi l'impegno di affrontare alcuni temi. Principalmente adesso stiamo lavorando sul tema dell'inquinamento, dei pesticidi anche nell'area pistoiese principalmente e infatti stiamo portando avanti questo comitato che si occupa per l'appunto dell'inquinamento dei sottosuoli, delle acque del suolo pistoiese, è un tema che ci sta a cuore. Vogliamo rimarcare il fatto che per contrastare i cambiamenti climatici molto spesso purtroppo vengono proposte delle ricette che sono peggiori del male, perché ad esempio considerare le rinnovabili, l'energia dalla combustione di biomasse e dall'abbattimento di alberi, foreste, boschi che stiamo vedendo dappertutto, ovviamente non porta a un miglioramento né dell'aria né contrasta il riscaldamento globale.